Record della Satyavahana Impera, che è un genere che, come avevo già avuto modo di dire a proposito di Luciano di Samosata, è in prosa. Infatti i passi che ho proposto in fotocopia sono di 3 autori diversi e, come possono vedere, si tratta chiaramente di prosa. Ciò non toglie che la caratteristica della minifea è spesso è quella anche di essere, in altri passi che qui non ho ricordato, un genere misto di prosa ma anche con inserti di poesia, quindi il prosimetro, insomma, troviamo prosa e poesia, perché la satira è questo genere, no, caratterizzato da un'assoluta libertà di invenzione, da un'assoluta assenza di regole e di norme e di codici, che si fa sì che la satira sia, per essere espliciti, l'esatto contrario del poema epico. E quindi avevamo in qualche modo detto che forse è possibile affermare che il nostro moderno romanzo non derivi tanto dal rigido e codificato poema epico, nonostante il fatto che il poema epico abbia anche lui un intreccio e gli elementi che ritroviamo poi nel romanzo, ma derivi piuttosto dalla satira menippea. E infatti i testi che noi consideriamo satira, pienamente satira menippea, hanno le caratteristiche del romanzo, del romanzo latino, così come possiamo intendere romanzo della letteratura latina, ma anche della satira. E la satira, l'abbiamo detto la volta scorsa, è il genere del realismo, almeno del realismo, così come realismo si intende nella letteratura latina, cioè prevalentemente realismo del particolare. Non so se si ricordano questo concetto, abbiamo detto che noi intendiamo per realismo un testo letterario, un modo di fare letteratura che si ponga con occhio obiettivo, spesso distaccato, di fronte ad un preciso contesto sociale che viene analizzato da tutti i suoi punti di vista, e soprattutto un contesto sociale in cui i personaggi si incontrano fra di loro e di cui si studiano le dinamiche fra incontri e scontri di diverse classi sociali, tutto ciò attraverso determinate e specifiche tecniche narrative. Il primo che in qualche modo può rientrare in questo contesto è Petronio, detto Petronio Arbitro, no? Petronio Arbiter, che vive la sua vita alla corte di Nerone. Era arbiter eleganziarum, no? Il maestro di raffinatezze di Nerone, consigliere, braccio destro di Nerone. Della biografia sulla vita di Petronio siamo informati da Tacito, che ce ne parla e che ci descrive lungamente, ci descrive con minuzia di dettagli l'episodio della morte di Petronio, che ci interessa anche in modo particolare per interpretare proprio l'opera a noi pervenuta, che è il Satirico. Noi dobbiamo partire dal presupposto che del Satyricon abbiamo un'impressione certamente parziale, perché quello che ci è pervenuto è meno della metà. Quindi non possiamo esprimere un giudizio obiettivo, non abbiamo tutta l'opera nella sua interezza, nel suo sviluppo completo, e quindi il giudizio che esprimiamo è determinato da ciò che ci è pervenuto. Lo stesso titolo è significativo, perché Satyricon è un genitivo greco che vuol dire poi satyricon, cioè libri sottinteso di argomenti e di cose satiriche. Quindi che in questa satira minifea ci fosse l'intento di fare appunto satira, ce lo dice già Petronio nello stesso titolo dato al libro, all'opera. Quello che è difficile definire è satira di che cosa? Le ipotesi che sono state avanzate sono numerose. Si è detto che il satirico, sempre sulla base di ciò che noi possediamo, può essere satira dei romanzi d'amore greci di età ellenistica, d'amore e d'avventura greci di età ellenistica, satira e parodia di questo genere letterario. Perché? Perché nei romanzi d'amore di età ellenistica scritti in greco noi abbiamo tendenze sempre, non tendenzialmente, comunque, abbiamo sempre una coppia di innamorati che
per colpa della tigre, cioè del caso, viene separata, i due affrontano una serie di peripezie infinite, poi per l'intervento della tigre si ricongiungono. In Petronio noi abbiamo una coppia simile, una coppia di protagonisti omosessuali, quindi chiaramente, e diventa poi un terzetto, quindi chiaramente c'è satira, c'è un'interpretazione, c'è una visione, no, c'è un'interpretazione probabilmente satirica di questo genere letterario, da un certo punto di vista. Satira del poema epico? Forse sì, perché Encolpio, Scilto e Gitone, che sono i protagonisti, si muovono e viaggiano come viaggia Ulisse, non nel Mediterraneo come fa Ulisse, ma il loro viaggio è un viaggio nell'urbe, no? Si perdono con Ulisse, si perde nei pericoli del Mediterraneo, si perdono nei pericoli che l'urbe pone loro davanti, quindi in qualche modo diventano gli eroi, non tanto gli eroi epici a cui l'epos omerico e di derivazione omerica, cioè Virgilio, ci ha abituato, ma diventano dei nuovi eroi, come potremmo definirli, no, soprattutto Encolpio, l'eroe del saper vivere, in qualche modo, un nuovo protagonista che è capace di muoversi con disinvoltura nei meandri della città, di questa greca urbs, perché non è ambientato a Roma, è ambientato in una greca urbs, quindi in Maya Grecia sostanzialmente, non meglio identificata. Ma anche potremmo considerarlo, soprattutto per quanto concerne l'episodio più famoso di tutto quanto noi è avvenuto, che è la cena di Trimalcione, potremmo considerarlo parodia degli usi e costumi e dei vizi della corte di Nerone, e in questa insatira, quindi con un'interpretazione anche in qualche modo di carattere politico. In quest'ultima interpretazione ci guida proprio quel testo di Tacito di cui parlavo in precedenza, perché Tacito ci racconta che quando Petronio si suicida, prima appunto di esalare l'ultimo respiro, scrisse e lasciò scritti dei codicilli satirici da far recapitare a Nerone. Questo ce lo dice Tacito, e è possibile credere, interpretare, ci piace interpretare, vedere in questi codicilli il manoscritto, diciamo così, del Satiricon di Petronio, no? Quindi una possibile interpretazione in qualche modo di satira politica. In fin dei conti, nel liberto Trimalcione, nell'arricchito Trimalcione, nella sua volgarità sconfinata, non è impossibile vedere gli usi e costumi della corte di Nerone, almeno le fonti ostili a Giulio Claudi, sempre così, ci descrivono la corte neroniana. Quindi le chiavi interpretative possono essere molteplici, tutte in chiave satirica. Il tema del realismo. Il tema del realismo è abbastanza interessante. Perché? Perché accanto all'esasperazione e all'eccesso ridondante di qualunque elemento che viene in qualche modo ingrandito, ingigantito, perché questo liberto Trimalcione è effettivamente ripugnante nella sua volgarità, questa cena è effettivamente una cena luculliana che non ha misura, no? All'insegna della smodatezza, però presenta degli elementi di tecnica proprio narrativa che sono, tra virgolette, modernissimi e che sono propri delle moderne tecniche narrative del realismo. Quando noi parliamo di realismo, che cosa diciamo in genere? Diciamo che l'autore ha la capacità, ha l'abilità di far parlare i personaggi attribuendo loro il registro linguistico del contesto sociale da cui provengono. Quindi se io rappresento una cena in cui metto insieme commensali provenienti da contesti sociali diversi,
L'autore che fa del realismo e che lo sa fare li farà parlare con registri linguistici diversi, l'esatto contrario di quello che fa Manzoni in qualche misura, eh? Quindi li farà parlare con un registro linguistico che è adeguato al contesto sociale di provenienza. E questo è ciò che in qualche modo fa il nostro Petronio, tanto più che alla cena di Trimalchione noi troviamo tutte quelle classi sociali che erano emergenti nell'età neroniana. No? Troviamo per esempio i liberti che sono invitati alla cena di Trimalchione. Ecco questa la raffigurazione di questa mobilità sociale che sembra essere una caratteristica dell'epoca dei Giulio Claudi. Del resto, anche Seneca, quando nella sua di Satira ci descrive Claudio, ce lo fa vedere in balia dei suoi liberti che avevano raggiunto livelli e posizioni elevatissime, no, alla corte di Nerone, quindi un'epoca di grande mobilità sociale. E queste persone parlano tutte con un registro linguistico che ha le caratteristiche del moderno realismo. Un esempio che io ho proposto, in cui si descrive la moglie di Trimalchione, che è Fortunata, no? Si chiama Fortunata, la moglie di Trimalchione. Ho evidenziato in eretto, sia sul latino che sull'italiano, le espressioni, secondo me, significative. Uxor inquit Trimalchionis, la moglie disse di Trimalchione, si chiama Fortunata, quenummos modio metitur, e misura le monete, in latino c'è scritto amorgi, la traduzione dice apalate, espressione ovviamente colloquiale. E poco fa cos'era? Mi perdoni il tuo genio, noluisses de manilius panem accipere. Non avresti voluto prendere neanche un pezzo di pane dalla sua mano. Ora, non chiedermi come, in celum habit, è salita fino al cielo, è salita alle stelle, ed è la topanta Trimalchionis. Topanta è un grecismo, topanta, paspasapan, è il tutto fare, è tutte le cose di Trimalchione, è il tutto fare di Trimalchione. Ora non chiedermi come è salito, per farti un esempio, se a mezzogiorno in più, se a mezzogiorno in punto gli dicessi che è notte, lui le crederebbe. Lui non sa nemmeno quanto possiede, tanto saplutus est, tanto è ricco, buonasera signora, tanto è ricco sfondato, saplutus. Ma questa lupatria è vocabolo chiaramente osceno, qui traduce con apia, in realtà lupatria è peggio che apia, non è precisamente... esattamente, questa, come dire, potremmo anche tradurre questa puttana, qui traduce questa apia, ma non è precisamente un'apia, questa lupatria, provide tonia, bada tutto e persino dove non penseresti, è parca, sobria, è sempre piena di buoni consigli, vale tanto oro quanto pesa. È tamen male lingue, pica pulvinaris, e tuttavia è di cattiva lingua, è una linguaccia, ed è una pica pulvinaris. Una pica pulvinaris è una gazza da cuscino, qui traduce ed è una vera gazza, sì, una gazza che se ne sta con il cuscino. Chi ama, ama, ma se non ti ama, non ti ama, que amat, amat, que non amat, non amat. Ips Trimalchio fundos abet, quantum milui volant, numorum numos. Lo stesso Trimalchione ha possedimenti che si estendono per quanto è lungo il volo dei nimbi. E nummi apalate, in latino nummi di nummi,
numi di numi, monete su monete, monete di monete. C'è più argenteria nella casupola del suo portiere di quanta ve ne possa essere nel patrimonio di qualcuno. E i servi poi, cavolo, cavolo sarebbe babe babe, intraducibile in italiano babe babe, non si può tradurre. Cavolo, sono arrivata a cavolo, e i servi poi cavolo per Ercole, credo che nemmeno un decimo di loro conosca i padroni. Per farlo breve, tutti questi cretini spacconi al suo confronto possono andare a nascondersi. Ad summum, intraducibile in latino, quervis existis babecalis in rute folium conicet. Possono nascondersi in una foglia di ruta. Quindi è un modo di dire che in italiano non può, non ha un'espressione che corrisponda. E non ti credere che compri qualcosa, perché poi la figura di Fermaccione sconfina, no, la figura del liberto, dell'arricchito sconfina nel mito. Ed ecco che Petronio elabora tutta una serie di adunata, cioè di cose impossibili all'insegna dell'iperbole, all'insegna dell'iperbolico. Gli credi tutto in casa, lana, cede, pepe. E se gli chiedi latte di gallina, latte gallinacium, lui te lo trova. Per fartela breve, visto che la lana di sua produzione non era un granché, ha acquistato tanto dei montoni fuori classe e li ha messi a montare il gregge, che era una traduzione quanto mai pulita, perché qui c'è scritto etero sculabit in gregge. E li mise in culo al gregge. Quindi il latino è certamente più plebeo della traduzione, perché alla lettera qui c'è scritto li ha messi e li mise, questo tramonto, e li mise in culo al gregge. Un'altra volta, per avere miele dell'Attica in casa, ha ordinato che gli portassero le api dall'Attica, in modo che le api nostrane mi levassero un po', stando insieme alle greche. Addirittura in questi giorni ha scritto in India che gli spediscano il seme dei funghi. Ora tutti sanno che i funghi non hanno seme, no? Quindi anche i romani lo sapevano che i funghi non hanno seme. Quindi chiaramente è un tono iperbolico che contraddistingue il personaggio di Trimalcione. Questo per quanto concerne, no, le tecniche narrative adottate proprio da Petronio, in modo particolare nell'episodio della cena, che è il più famoso di quanto a noi è pervenuto del Satiricon. Il procedimento di Seneca nella Apocolocrintosis è un pochino diverso. Anche questa è una satira menippea. Ed è una satira menippea ancora più evidentemente satira menippea di quanto lo sia Petronio. Intanto, apocolocyntosis, cosa vuol dire? Trasformazione in zucca, zuccificazione. Di chi? Del divino Claudio. Claudio è appena morto e Seneca immagina che invece di divinizzarlo, venga zucchificato. Quindi già l'intento è di satira chiaramente politica. Non ci è giunto completo nemmeno questo testo, tant'è vero che la trasformazione in zucca non c'è. Nel testo a noi pervenuto quest'ultima parte non manca, non c'è pervenuto, non c'è. E quindi noi vediamo alla fine Claudio in balia dei suoi liberti, condannato, siccome sappiamo che Claudio va a giocare a dadi, in balia dei suoi liberti, condannato a giocare a dadi per l'eternità con un bussolotto sfondato, quindi con l'impossibilità di tirare i dadi. La situazione è la seguente: Claudio, non ancora divo Claudio, ma defunto, si presenta davanti agli dèi e pretendendo di essere accolto come nuova divinità, perché gli dèi, gli imperatori defunti, venivano divinizzati. E cosa succede? Che nessuno lo vuole, e anzi addirittura non lo riconoscono, neanche Eracle. È significativo che neanche Eracle lo riconosca. Eracle non lo riconosce
non è neanche da annoverarsi tra le mie fatiche, non è neanche uno dei mostri delle mie fatiche, io proprio non lo riconosco. Quindi noi assistiamo ad un viaggio del tipo Claudio dall'Olimpo agli inferi passando per la terra, addirittura assiste alla processione del proprio funerale. Quindi mentre lui viaggia dall'Olimpo agli inferi passa anche per la terra e assiste alla processione del proprio funerale. Il testo è molto interessante perché ci sono moltissimi inserimenti di poesia, alcune citazioni omeriche e anche alcune citazioni di Catullo. Quindi Seneca è interessantissimo perché Seneca conosceva molto bene Catullo e lo cita nell'Apopolo Quintosis. Ma un momento secondo me grandissimo nell'Apopolo Quintosis è quando, di fronte al concilio degli dei, quindi riuniti, secondo quello che è lo stereotipo dell'etica, degli dei che si riuniscono al concilio per prendere una decisione, per deliberare, si alza a parlare una nuova e recente divinità che è il divino Augusto. Il divo Augusto, che era morto prima, quindi stiamo parlando di Cato, quindi Augusto era già morto, si levò a parlare secondo il turno il divo Augusto e svolse la sua tesi con impareggiabile eloquenza. Padre Coscritti, disse, voi mi siete testimoni che da quando fui divinizzato non ho mai aperto bocca, mi sono sempre fatto i fatti miei, ma ora non posso più seguitare a far conto di niente, a frenare il cruccio che il mio ritegno renderebbe più acuto che mai. Per questo assicurai la pace sulla terra e sui mari, per questo soffocai le guerre civili, per questo consolidai Roma con i miei ordinamenti, la abbellì per repubbliche, perché poi, padre Coscritti, non so neppure io che cosa dire, qualunque parola è poco per il mio sdegno. Non mi resta che ricorrere al celebre detto di Messala Corvino, uomo di alta eloquenza, ho vergogna del potere. Costui, padre Coscritti, che a voi sembra incapace di dar noia alla mosca, ammazzava la gente con la stessa disinvoltura con cui un cane si divorerebbe una trippa. Ma che pro ricordare tante e così illustri vittime? Non ha tempo per piangere le sventure della patria chi guarda a lutti domestici. Perciò lascerò da parte le une e parlerò di questi altri, perché anche se mia sorella non sa il greco, io lo so, il ginocchio è più vicino del polpaccio, frase di significato oscuro che tutti i commentatori hanno cercato di spiegare non capendo, non ne capiamo pienamente il significato. Costui, eccolo là, dopo essersi riparato per tanti anni all'ombra del mio nome, mi ha ricompensato facendo morire due Giulie e mie pronipoti, una di spada, l'altra di fame, e poi un pronipote, Silano. E vedi tu, Giove, se era dalla parte del torto, perlomeno era dalla tua, a essere giusti. Dimmi, vivo Claudio, perché ognuno di quelle o di quelli che tu hai messo a morte l'hai condannato prima di imbastire un processo, prima di sentirne le ragioni? Dove uso così? In cielo? No. Allora, la critica, l'attacco a Claudio è scoperto. Non ha bisogno di commenti. Quindi l'intento satirico di condanna di Claudio è assolutamente evidente nell'Apopolo Quintosis. Quindi ricordiamoci sempre la definizione che avevamo dato di satira menippea di Scudo Gerion, cioè di genere serio, comico, perché certo che neanche Eracle riconosca Claudio tra le sue fatiche fa ridere, ma tutto ciò è finalizzato alla condanna dell'operato politico di Claudio, che è stigmatizzato con parole che non lasciano dubbi, che non lasciano evidentissime, che sono evidentissime, che non lasciano dubbi. C'è però, secondo me, qualcosa di più, anche di più interessante, perché il divo Augusto dice io mi sono sempre fatto i fatti miei prima di ora, ma come si rivolge agli dei rivolti, agli dei raccolti in assemblea, concilio? Padre Coscritti, senatore, padre Coscritti è l'espressione, vuol dire patres, patrizi, conscritti, cioè iscritti nelle liste senatorie, no? Ecco cosa vuol dire padre conscritti, cioè senatorio. Quindi in sostanza qui che cosa c'è? C'è da parte di Seneca tutto.
recupero di che cosa? Degli usi e costumi delle riunioni che del Senato, delle assemblee senatorie. E c'è parodia del linguaggio e delle formule che venivano usate in tali circostanze, come padre con padre prescritti, voi vi siete testimoni e via discorrendo. E poi cos'altro dice Augusto? Per questo assicurai la pace sulla terra e sui mari, per questo soffocai le guerre civili, per questo consolidai Roma con i miei ordinamenti, la abbellii di opere pubbliche, perché poi padre prescritti. Ecco, qui sembra di risentire parola per parola tutta la propaganda politica augustea che a noi è pervenuta in moltissimi testi, ma ci è pervenuta soprattutto nelle res gestae di Augusti, che sono quella lunghissima epigrafe bilingue che probabilmente Augusto aveva dato in carico di scrivere alla sua cancelleria e in cui venivano annoverati i meriti di Augusto come il novello Romolo, il fondatore della Repubblica, nuovo padre della Repubblica sostanzialmente, e il tema, l'idea di aver assicurato la pace sulla terra e sui mari, terra marique, è una delle prime cose che viene detta proprio nelle geste. Per questo consolidai Roma con i miei ordinamenti, insomma, no? Quindi c'è tutta la ripresa di questa propaganda politica che Augusto aveva fatto sua e dichiarato esplicitamente nelle geste di Augusti. Apuleio, altro testo interessantissimo, altro testo estremamente affascinante, anche perché per Apuleio, come per tutti questi testi che appartengono alla satira melippea, come già per Luciano, non esiste un'unica chiave interpretativa. Ancora adesso non è facile definire il testo di Apuleio, l'asino, che si intitola L'asino d'oro. Intanto, certamente Apuleio conosceva un analogo testo molto più breve di Luciano di Samosata. Luciano di Samosata aveva scritto anche lui un breve testo dallo stesso titolo e sullo stesso argomento. Quindi certamente non c'è un passaggio di almeno di idee dall'uno all'altro. Anche perché pure Apuleio è certamente un retore della seconda sofistica, di origine nordafricana, solo che mentre Luciano scrive in greco e proviene, diciamo così, da Oriente, Apuleio proviene da Nord Africa ed è un retore della seconda sofistica. Ci sono giunti di Apuleio, oltre a questo testo, un trattato dal titolo De Magia, perché era stato amabile, era stato accusato di aver tentato di avvelenare e di uccidere col veleno la propria seconda moglie per impossessarsi dell'eredità di questa, dal figliastro, e scrive ovviamente un testo a sua difesa. E poi ci sono giunti tutta una serie di discorsi chiarissimamente del tipo del discorso della seconda sofistica, che va sotto il titolo di Florida. Quindi ce n'è uno abbastanza noto che è dedicato all'elogio del dentifricio, tanto per avere un'idea di cosa sono, no, del dentifricio, che cosa sono i discorsi dei retori della seconda sofistica. Comunque era un filosofo, certamente un filosofo neoplatonico, ma non era solo un filosofo neoplatonico. Perché che cosa ci racconta in questo romanzo? Punto di domanda, perché apparentemente lo possiamo definire un romanzo. In realtà che cosa ci racconta? Ci racconta di un personaggio di nome Luciano, chiedo scusa, di nome Lucio, che per eccesso di curiositas si caccia in una serie di guai indicibili, perché assiste un giorno al rito magico, alla metamorfosi di una maga tessera che con un unguento riesce a trasformarsi in uccello e a volare via. Quindi vuole tentare anche lui l'esperimento, ma l'ancella che gli doveva portare un unguento sbaglia ampolla, e invece di portargli un'ampolla giusta gli porta un'ampolla che trasforma in asino,
e quindi Lucio si trova trasformato in asino. Quello che è importante è che da asino mantiene però la sensibilità umana e quindi continua a giudicare gli uomini, la società lui contemporanea, no? Con tutta la lucidità di mente proprio di un uomo, nonostante abbia aspetto di asino. Alla fine del romanzo, grazie all'intervento e rischia la pelle un mucchio di volte, perché tutti quanti vogliono ammazzarlo più di una volta per prendere la pelle, fare un tabù, insomma, tutta una serie di guai. Alla fine delle vicende, grazie all'intervento di Iside, che gli consiglia durante una processione isiaca di mangiare un cespo di rose, riesce a riacquistare l'aspetto umano e, riconoscente a Iside, gli ultimi due libri sono dedicati al racconto dell'esperienza iniziatica di Lucio che diventa sacerdote di Iside e di Osiride. Due libri per raccontarci tutto ciò. Allora, è una satira? Certamente sì. Perché? Perché da asino, ma con sensibilità umana, lui vede e assiste tutte alle turpitudini umane. Perché? Perché gli uomini davanti a un asino non si fanno scrupoli. E quindi tutte le bassezze umane vengono compiute senza nessun senso del pudore di fronte a lui, asino, che però giudica con occhi umani. Quindi questa focalizzazione, lo spostamento del punto di vista, lo spostamento della focalizzazione, appunto, consente allo scrittore di fare una feroce satira dei costumi della società a lui contemporanea. Perché da asino lui però giudica da uomo, nessuno si fa scrupolo di fronte a un asino. E quindi le bassezze peggiori vengono compiute impunemente di fronte a lui, che le recepisce tutte e le commenta. Quindi, certamente è una satira menippea. Molto semplici, no? Molto popolari,
per attribuire a questi materiali, per veicolare attraverso questi materiali un messaggio completamente diverso, molto 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 alto, molto molto elevato, che si conclude poi con l'iniziazione ai culti di Iside ed Osiride. E anche sull'iniziazione ai culti di Iside ed Osiride sarebbe interessante riflettere, perché i culti di Iside ed Osiride nel secondo secolo, come tutti i culti misterici, erano molto 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 frequenti, molto 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 diffusi. Quindi il culto di Iside era qui vicino a Chivasso, c'è un tempio di Iside vicino a una località di Nuova Industria. Ma se il culto di Iside è molto diffuso, lo è ancora di più il culto di Mitra. Uno studioso ha detto, cito più o meno parafrasando, che se il mondo non fosse stato di Cristo sarebbe stato di Mitra, perché diciamo che ci sono anche delle grandi somiglianze tra questi vari culti misterici. Quindi, ed era lui stesso sacerdote di Iside ed Osiride e Aquileo. Quindi quale chiave interpretativa per questo testo? Possibile interpretarlo in varie maniere. In fotocopia ho proposto il proemio, perché soprattutto per quanto concerne l'inizio e la fine. Eccomi a raccontarti, o lettore, storie di ogni genere sul tipo di quelle milesie, e a stuzzicarti le orecchie con ammiccanti parole. Quindi si tratta di milesie, ce lo dice lui, non è un'interpretazione nostra e della critica, lo dice lui. Solo che tu vorrai posare un sguardo su queste pagine scritte con un'arguzia tutta alessandrina. E avrai di che sbalordire, sentendomi dire di uomini che hanno preso altre fogge e mutato l'essere loro, e poi sono ritornati di nuovo come erano prima. Dunque, comincio. Certo che tu ti chiederai io chi sia. Ebbene, te lo dirò in due parole. Parla di se stesso, no? Le regioni dell'Imento, nell'Attica, l'Istmo di Corinto, il promontorio del Tenaro nei pressi di Sparta, sono terre fortunate, celebrate in opere più fortunate ancora. Di lì, anticamente, discesa la mia famiglia. Lì, da fanciullo, appresi i primi rudimenti della lingua attica, poi emigrato nella città del Lazio, io, che ero del tutto digiuno della parlata locale, dovetti imparare senza l'aiuto di alcun maestro, con incredibile fatica. Perciò devi scusarmi se da rozzo parlatore col sordo mi sfuggirà qualche barbarismo o qualche espressione triviale. Del resto, questa varietà del mio linguaggio ben si adatta alle storie bizzarre che ho deciso di raccontarti. E poi conclude dicendo e affermando qualcosa di stranamente ambiguo: incomincio con una storiella alla greca. Stammi a sentire, lettore, ti divertirai, che però vuol dire letto, intende letaberis. Allora, letaberis può voler dire ti divertirai, ma intende, non vuole semplicemente dire stammi a sentire, vuol dire capisci bene. Quindi ci dà forse lui stesso la complessità, no, della molteplicità delle chiavi interpretative di questo testo. Grazie. Grazie. Grazie.